Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo in clausura, ecco, per raccontarvi quello che accadeva quando era assistente di Padre Pio, Padre Eusebio Notte, in briciole di storia, Padre Pio e Padre Eusebio. Un racconto che ci fa molto riflettere, ecco, sulla grande umiltà di Padre Pio. Infatti diverse volte al giorno, racconta Padre Eusebio, Padre Pio incontrava tanta gente, una folla sempre più variegata, erano gli abitué del posto, ma la maggior parte della gente che veniva da fuori, da paesi vicini, da tutte le parti d'Italia, venivano anche dall'estero, e quando si aveva la fortuna di avvicinare al padre, di avvicinarsi al padre, era una pioggia di richieste. Piccolissima parte riguardava problemi dello spirito, la maggior parte erano quelli di ordine materiale, quindi la salute, le malattie, le attività di lavoro. Qualche volta qualche persona più audace gli arrivava a chiedere anche un posto di lavoro, e generalmente Padre Pio rispondeva così, scrive Padre Eusebio: io posso solo pregare. E non era poco. Poi cominciò a lavarsene le mani dicendo: dite a lui di che si tratta. Cioè, quando arrivavano delle richieste abbastanza particolari, e qui ironicamente Padre Pio faceva riferimento a Padre Eusebio. Ecco, le prime volte pensavo che, scrive Padre Eusebio, Padre Pio volesse prendermi in giro, ecco, e quindi in primo acchito possiamo pensare anche questo. Poi vidi però che la cosa continuava e lui lo diceva seriamente. Cioè, siccome a San Giovanni Rotondo venivano pezzi grossi dell'industria, della politica, a questo punto fu proprio Padre Eusebio che ebbe questa idea, cioè di rivolgere a qualcuno di questi, a nome di Padre Pio, proprio per autenticare la richiesta, facevo addirittura mettere anche la firma del padre. E fu una manna, scrive Padre Eusebio, proprio per costoro a quei tempi ricevere una raccomandazione per qualche persona disoccupata, specie se padre di famiglia, che chiedeva a Padre Pio, e poi Padre Eusebio riusciva a far inserire queste persone all'interno di queste industrie, aziende che avevano queste persone che venivano qui a San Giovanni Rotondo. Altro che onore, scrive Padre Eusebio, c'è la risposta per il padre e il posto per quel disoccupato. Quindi in questa maniera le persone sistemate per opera di Padre Pio furono veramente tante, e non a scopo di lucro. Chi ci rimetteva però qui l'amara conclusione di Padre Eusebio era proprio Padre Pio, che doveva disobbligarsi per mezzo della preghiera e della sofferenza. Questo era il prezzo da pagare al Signore. Ma una sera, rientrando in convento dopo l'assalto della gente, fu proprio Padre Pio che fece commuovere Padre Eusebio con uno sfogo insolito. Gli disse: hai visto, figlio mio, tutti a chiedere da Padre Pio aiuto, aiuto per questo, aiuto per quello, ma ci fosse un cane che dicesse: Padre Pio, prega il Signore perché mi aiuti a portare la croce. Ecco, pure Gesù aveva detto, scrive Padre Eusebio, beati quelli che soffrono, però per il primo malato che incontrava per strada lo guariva. Il padre faceva il contrario: prima si adoperava a venire incontro ai loro bisogni materiali e poi dietro le quinte si lamentava. Ma lo sappiamo tutti, conclude Padre Eusebio, qual era il pensiero di Padre Pio: quello di soffrire per il Signore. Gesù gli aveva detto: figlio mio, nell'amore sono io che consolo te, ma nel dolore sei tu che consoli me. E questo, scrive Padre Eusebio, concludendo questo racconto, lo dice anche a tutti noi, lo dovremmo ricordare tutti. Questo vale anche per noi.